tutta Europa il 600 è il secolo degli eccessi, della manifestazione degli effetti estremi, della scoperta della teatralità. L'ambito privilegiato per lo spettacolo del barocco è senza dubbio la corte di Versailles, costruita intorno alla figura di Luigi XIV. La strategia dell'immagine, di cui fa parte il ritratto di Stato, viene curata con meticolosa attenzione in ogni dettaglio. Il Re Sole, tra gli altri, sceglie Hyacinthe Rigaud, che gli crea un'inconfondibile immagine dell'assolutismo tra sfarzo e solennità, scarpe con il tacco e parrucca di riccioli, ermellino e gigli d'oro su sfondo blu. E in questo ritratto il Re Sole appare con la cravatta di merletto, il manto d'ermellino, simbolo regale, e tessuti dove compare il fleur de Louis, iris. Luigi XIV fece di questo fiore il suo emblema perché uscì indenne da un combattimento cadendo in un terreno dove crescevano numerosi iris. Il sontuoso drappeggio rosso e oro non è solo motivo di dignità, ma crea anche una cornice che riecheggia i drappi della veste ornata e foderata di ermellino. Il broccato di velluto blu ornato con i gigli dorati della casa di Borbone si ripete nell'imbottitura della sedia, nel cuscino e nella stoffa drappeggiata sul tavolo sottostante. Una monumentale colonna di marmo su un alto basamento è drappeggiata in modo tale da non sminuire l'altezza della figura. Luigi è presentato in una posa elegantemente angolata, situata ben al di sopra del punto di vista dello spettatore verso il quale sembra rivolgere la sua attenzione con garbo, senza ridurre la stabilità della sua posizione. La consumata maestria di Rigaud, espressa in quest'opera, è particolarmente evidente nel modo in cui raffigura l'espressione facciale del re. La sua distanziata inavvicinabilità non si fonda sull'idealizzazione neoclassicista, ma sul candore di una fisionomia invecchiata e impenetrabile. Le labbra sono chiuse con decisione e con una punta di ironia. Gli occhi hanno una lucentezza dura e scura, mentre il naso stretto suggerisce intolleranza. Si tratta di un sovrano che non è né buono né cattivo, ma al di là di ogni categoria morale. L'opera ebbe una vastissima diffusione, non solo in Francia ma anche all'estero, divenendo l'immagine più conosciuta del Re Sole. Una curiosità: nel 1661 Luigi XIV istituì la carica di cravattaio del re, ovvero un gentiluomo al quale era assegnato il compito di aiutare il sovrano ad abbellire ed annodare la cravatta. Più tardi la duchessa di Lavalliere, favorita del re, sarà la prima donna a indossare una cravatta. Nel XIX secolo sarà dato il suo nome alla più aggraziata delle cravatte maschili. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!